Il Consiglio regionale si è riunito l'8 luglio per l'illustrazione da parte del Presidente della Giunta regionale del programma di governo per la legislatura, cui è seguito l'ampio dibattito con l'intervento di tutte le forze politiche. Torino, città natale dei Carabinieri, ne festeggia il bicentenario. Tra gli eventi presentati nella storica caserma Bergia dal generale Gino Micale, anche la cerimonia di consegna alla benemerita, lunedì 14 luglio a Palazzo Lascaris, del sigillo della Regione Piemonte. Pubblicati sul sito internet del Consiglio regionale i testi dei resoconti di tutte le sedute consiliari, a partire da quelle della prima legislatura. È possibile effettuare ricerche testuali con nomi di persona, grandi argomenti, parole specifiche e date delle sedute. Davanti al monumento ai caduti partigiani al Colle dell'Is si è svolta la solenne celebrazione del 70° anniversario della strage nazifascista, in cui persero la vita 22 giovani. Alla cerimonia erano presenti autorità civili e militari, ex partigiani, giovani dell'Eurolis e un folto pubblico. Il Consiglio regionale presenta a Torino, al centro commerciale Otto Galleri, presso la Corte della Ristorazione, 10 mostre da luglio a settembre. Gli orari di apertura, il lunedì dalle ore 12 alle ore 22 e i rimanenti giorni dalle 10 alle 22. Alle celebrazioni per l'artista Paolo Veronese sono presenti anche i due tesori ritrovati a Villa San Remigio a Pallanza della Regione Piemonte. La scultura e l'astronomia esposte fino al 5 ottobre al Palladio Museum di Vicenza con due tele collegate. Tolomeo Averroè, allegorie della navigazione. La Social TV del Consiglio regionale prosegue con un accordo con l'Istituto Luce la collaborazione con enti e istituzioni per rintracciare e pubblicare filmati storici dedicati al territorio piemontese, alla sua popolazione, alla sua cultura e alla sua identità.